prenotazione, è proprio una relazione precisa che ho con il cliente. Il turista, visto che si parla di turismo culturale, scopre nuovi siti web e viaggia e legge. Queste sono, da una parte il trenino che mi porta a Malpensa, dall'altra è la metropolitana. Scopre nuove mete, anche queste turistiche, però l'informazione si fa ancora così, l'informazione si fa ancora con la carta, perché l'informazione lo trovate qui, la differenza è che oggi ho www.museo.net e le trovo anche in metropolitana. Stavolta però i pubblicitari dicono no, facciamo qualcosa di bello, mettiamo la tecnologia nella pubblicità ed ecco che compare il portatile sulle pubblicità, in questo caso Booking Online degli hotels e in quest'altro caso invece l'ente del turismo greco. Opportunità e canali interessanti, abbiamo ancora la valenza di questo turismo supermarket, qui a Milano alla Fnac mi compro dei DVD, viaggiamo in due, paga uno solo, bisogna fare un giochino con la scratch card, però pagate 9 euro un DVD o due, ne comprate due e poi dopo viaggiate. Poi abbiamo il turismo dove risparmi, puoi anche andare a vedere le terme di Budapest, però nel frattempo se devi rifarti i denti paghi il 50% in meno e quindi fai cultura ma hai anche un vantaggio. Il turismo immobile soprattutto è audio e video, questo sono io, yeah! Sono a Daytona Beach, era il 1998, qui sono invece a Cipro. Però il turismo è mobile non tanto per quello che posso vedere, ma anche appunto per le video e l'audio che mi possono dare quando vado a vedere i musei. Però il turista scopre la comodità. Allora, da una parte c'è TripAdvisor, 25 passa milioni di persone che mi dicono museo figo, museo non figo, eccetera, eccetera. Però la cosa qui è questo sito che è www.comproilmeglio dopo aver comparato il prezzo e letto i commenti di turisti che hanno visto i luoghi di vacanza.it. Allora, ovviamente non, ovviamente non l'ho registrato, però in realtà questo è il turismo nel 2010, no? Questo l'ho fatto per Nicoletta e un American Express. I turisti e i consumatori determinano il mercato, cosa vuol dire? Ma lo sapete voi che io al posto del frigobar, nel frigobar invece di trovare noccioline e patatine trovo la musica per il mio iPod? Io chiamo la reception e dico voglio i Keen, voglio i Tokyo Hotel e la scarico, cioè esiste, questo è il frigobar di un albergo a New York dove mi scarico la musica, iPod Music Mini Bar, ma lo sapevate? No. Ma non lo sapete perché non siete curiosi? Eh? Non detto. Non male, vero? Cioè uno dice nocciolina, no, voglio l'ultimo dei Keen, figata. Questo è quello che succede oggi, quindi al di là di tutti i siti, il turismo è anche blog, social network, wiki, mobile, instant messaging, Flickr, eccetera, eccetera, non è solo Google, non è solo Google, sì, magari ne manca qualcuno, però voglio dire, non è solo Google. I nuovi manager, qui faccio la testimonianza, però i digital natives, c'erano qui Antonio e Giorgio, però in realtà questo un po' richiama quello che aveva detto Mirella nella sua apertura. E questo è importante perché i digital natives, cioè io 48 anni oggi, quando ero piccolino facevo così, col trottolino che diventava bianco con tutti i colori, no? Oggi se un bambino non ha già l'Xbox con 7 giochi è sfigatissimo e quindi... Questo è quello che aveva detto proprio Giorgio Montesino, cioè non cambia il turismo, perché il turismo in realtà, l'ubiquità delle nuove tecnologie, delle multimedialità mi permette di essere ovunque, per cui in realtà uno va in agenzia, prende le foto su Flickr, sente qualcuno, continua a muoversi, però utilizza questa piattaforma e sfrutta queste occasioni che oggi sono multimediali, oggi sono fatte anche e soprattutto di immagini. Poi il turismo culturale, negli interventi si è parlato poco, però questo l'ho preso proprio da Il Corriere della Sera, il futurismo ha sempre un futuro, giornalista efficace, però questi sono dei siti che ora mi fanno vedere, per esempio 50 gallerie aperte fino alle ore 24, Picasso e gli impressionisti,
Quando si parla di cultura abbiamo due aspetti della cultura al di là di quella della cultura informatica. Abbiamo per esempio il Guggenheim di Bilbao, che trasforma una città industriale in una città che viene visitata perché porta tanti turisti e quindi necessariamente cambia. Abbiamo invece il MART di Rovereto, che si integra perfettamente in quella che è la costruzione logica di questa città e a sua volta porta turisti in questa città e in regione. Il Louvre, Picasso, gli impressionisti, c'è una firma per cui Verona fa un accordo con il Louvre e gli impressionisti arriveranno a Verona, e quindi questo è un processo importante. Oltre a vedere Giulietta Romeo e la sua casetta possiamo anche, e l'arena, possiamo anche vedere le mostre. Abbiamo turismo culturale prevalente oggi, che è enogastronomico, religioso, bio, audio, video, nonché alla Second Life, per cui qui ci sono delle cose interessanti. E tra queste vi voglio segnalare il webtour.it/mobile, che ti fa vedere, solamente se sei possessore purtroppo ad oggi di Nokia, Solitus, Ericsson, determinate informazioni. Abbiamo dei processi di cross marketing, co-marketing interessanti, dove vivamoretti.it fa un accordo con lo chef Claudio Sadler e quindi vi dà anche dei menu interessanti che si sposano con la birra. Abbiamo fittimori.it che fa vedere il rosso pugliese alla Second Life. Abbiamo un processo fantastico e interessante di beyondthespaceandtime.org di IBM, che vi fa vedere la città proibita, cioè siete lì e la vedete alla maniera di Second Life. Queste, ripeto, sono ricerche che arrivano da 10 giorni di Corriere, da quando Mirella mi ha chiamato. Non è che ho speso molto tempo. Abbiamo un turismo culturale virtuale, quello che è proposto dal mio amico Mario Gerosa, che è diventato uno degli esperti per quanto riguarda Second Life, dove si possono, vi danno l'opportunità comunque di vedere, di costruire delle cose e quindi di calare idealmente il vostro avatar. Io ho un avatar da tanto tempo, sono un delegato, però vi devo dire che Second Life a me pare quello che diceva Fantozzi, sono una boiata pazzesca. Comunque, queste sono opinioni personali. Turismo culturale proposto da città, regioni e nazioni. Abbiamo degli esempi virtuosi con il turismo Friuli Venezia Giulia, e tutte queste regioni vanno a promuovere la cultura. Cioè, il turismo Friuli Venezia Giulia sul Corriere della Sera scrive: Tiepolo a Udine, i mosaici di Aquileia e di Asburgo a Trieste. La cultura è parte centrale della pubblicità e dell'informazione di queste regioni. Stessa cosa per Veneto, con i centri storici e i borghi antichi, per non parlare poi delle nazioni come Israele, che addirittura come Klein recita nella terra dove tutto ebbe inizio. La tecnologia oggi non costa, questa è sempre la mia fotina fatta in metropolitana. Come vedete, per il Cococò un computer a 99 euro. Cioè, era di un anno fa questa fotina, mi sembra, però è importante vedere che oggi l'accoglienza cambia per chi usa le tecnologie. Ero stato al TTG un anno fa e questo può essere un vantaggio. È la tecnologia che ovviamente è importante se mirata. Perché? Perché se fossi stato, invece di Alex Kornfein di origine ebrea, se fossi stato Yusuf Mohamed, un sistema intelligente, invece di mettermi la CNN e la BBC in prima linea sui miei canali, mi metteva Al Jazeera e Al-Arabia. Quindi è una accortezza che oggi le tecnologie, che non sono mai un problema, comunque già offrono e danno ai loro clienti. Purtroppo non tutti usano le tecnologie. Eccoci qua, siamo nel 2008, se andiamo nelle agenzie troviamo questo, necrologio di fazze in vetrina che si approntano e milioni di carta, soldi, cash, money nel cesso. E quindi purtroppo questa è la triste realtà. I nostri turisti alle volte come vengono raccolti, anche queste sono fotine che vado che mi faccio in giro, quindi pagamento con banco mattativo, però sotto pagamento con carte di credito non disponibile, è un bel logo di American Express che campeggia lì. Prenotazione bloccata, rivolgersi in biglietteria, ero stato lì a fare la fila 8 ore, poi dopo arrivo lì, track, non funziona. E dall'altra parte è sperare il suo turno a distanza della ventanilla, e va bene, poi no English, no francese, no Deutsch, no spagnolo, solo lingua italiana. Ditemi voi come possiamo poi dopo in Italia approcciare un turismo di un certo tipo. Che cosa vuol dire essere organizzazioni
organizzazioni, diciamo web 2.0, in realtà, come diceva Nicoletta, tutti siamo un po' attenti a quello che è un cliente viaggiatore. In questo caso abbiamo un Burberry, poi abbiamo un portatile, un telefonino, però diciamo che l'attenzione è focalizzata su questo nostro cliente turista. Nuovi strumenti per le organizzazioni innovative comunque